Buongiorno dal nostro hotel qui ad Amsterdam. La nostra colazione vi faccio vedere. Penso che ormai già sappiate qual è la colazione di Michael e qual è la mia. I think they already know which one is yours and which one is mine. Io ho preso i cornetti con lo yogurt e la frutta, un cappuccino e Michael ha preso le uova strapazzate con verdure e bacon. E buongiorno anche con questa vista che ci piace comunque tantissimo, anche se stiamo per lasciare Amsterdam, ma guardate che meraviglia. Ci siamo proprio appena svegliati, penso si veda dalla mia faccia. Ho fatto la doccia, ma siamo molto molto emozionati perché appunto oggi torniamo a Trieste, oggi rivedo i miei genitori, penso mio papà, mia mamma, penso la vedrò domani, ma super super contenti perché poi in realtà arriveremo questa sera, il nostro volo atterra alle 18 e qualcosa, però, e poi a Trieste arriveremo verso le, penso le 21, però sono felicissima, è proprio in tempo per San Nicolò. Noi a Trieste lo festeggiamo tantissimo San Nicolò e arriva nella notte tra il 5 ed il 6. Da piccola festeggiavo sempre tantissimo San Nicolò ed era molto più importante di Babbo Natale per noi, quindi è bellissimo, potremo andare alla fiera e tutte le cosine, insomma, che mi mancano di Trieste, quindi sono molto emozionata. Vi devo troppo far vedere dove vi sto sistemando perché fa, vi giuro, io faccio ridere. Ovviamente non ho il mio cavalletto qui per la videocamera e quindi vi sto posizionando così, con la scatolina dei cotton fioc dell'hotel e con il mio colluttorio. Spero l'audio sia abbastanza decente qui nel bagno, ho appena fatto appunto la doccia e la mia skincare, crema occhi e crema viso. Tra un po' partiremo con il make-up, ma prima vado a lavare i denti e voglio oggi farvi scoprire il mio nuovo spazzolino elettrico sonico che è l'Oclean. Si chiama Oclean X Pro Digital S ed ha appunto lo schermo digitale con il touchscreen. Ci sono diverse funzioni che si possono scegliere per lavare i denti. Si può anche connettere all'app tramite Bluetooth. Io vado a scegliere questa funzione, l'exclusive mode, e lo attivo solo per farvi vedere perché la vibrazione di questo spazzolino è una cosa mai provata. Io sono particolarmente fissata, lo sapete, con l'igiene orale ed ho sempre la sensazione che i miei denti non siano puliti. Tra l'altro, ho buttato il vecchio spazzolino perché ho scoperto che tutto quello che ti rimane sotto la setola dello spazzolino elettrico sulla base sono tutti tutti batteri della peggior specie, come se non ci lavassimo le mani e poi le mettessimo in bocca. E quindi ho cercato di pulirlo, non veniva via, ho buttato via tutto e con questo ho veramente la sensazione che vada a pulire molto molto bene i denti. Non so appunto se in videocamera si riuscirà a capire la fortissima vibrazione che fa, ma ve lo attivo per farvi vedere. No, mi sa che si sente solo il rumore e basta. E proprio per il fatto che è sonico non si riesce a vedere in videocamera, credo, ma è super, si sta muovendo, in realtà voi lo vedete fermo, ma in realtà si sta muovendo super super velocemente. Quindi vado ad iniziare, qui c'è anche il tempo di lavaggio, che tra l'altro non so se lo sapete, ma non andrebbe mai bagnato lo spazzolino, ci va messo il dentifricio e poi si inizia a lavare, non va mai bagnato. Parola di igienisti. E poi inizio semplicemente a lavare i denti come farei con un normale spazzolino. Un'altra figata di questo spazzolino ed è una funzione che non ho visto mai su nessuno spazzolino prima d'ora è che se non finisci il tempo di lavaggio ti avvisa e ti dice no, guarda che devi continuare a lavarti i denti. Cioè se io lo fermo, vedete che mi dice guarda che hai lavato soltanto una parte ma ti mancano le altre parti, devi continuare a lavarti i denti. Quindi questo secondo me è molto molto utile perché molti di noi si lavano i denti ma troppo in velocità. E vedete, una volta che ho completato il lavaggio denti esce il pallino verde, l'avete visto, perché li ho lavati tutti correttamente. Quindi con questo veramente non si può imbrogliare. Ed è super super comodo per me perché c'è la custodia da viaggio inclusa nella confezione che è ottima e non mi occupa neanche tantissimo spazio. Adesso passo al make-up e poi facciamo qualche fotina e qualche contenuto qui per l'hotel. E stiamo per fare il check-out, ultime cosine prese, stiamo per fare il check-out.
dal nostro hotel, che devo dire è stupendo. Io sono innamorata di questo hotel. Guardate che meraviglia la lobby. E adesso facciamo il check out. Fa un freddo ad Amsterdam, ragazzi. Ieri ha nevicato anche un pochino, tra l'altro, quindi siamo sui 0 gradi. Io infatti imbacuccatissima, e mi sono, tra l'altro, per avere anche meno peso in valigia, e ho 3 maglioni praticamente addosso, quindi sono veramente, mi sento l'omino Michelin che non riesco neanche ad abbassare le braccia completamente. E adesso stiamo andando a fare le ultime cosine. Michael voleva passare da Uniqlo e poi niente, torniamo in hotel, prendiamo le valigie e andiamo in aeroporto. Stiamo andando verso la Shopping Street. Sicuramente mi mancherà questa città. Molto carine le decorazioni, come sempre. Siamo tornati al nostro hotel a prendere le valigie, lì ci sono le mie borsette, e stiamo aspettando la nostra macchina verso l'aeroporto. Adoro, adoro questo posto. Sulla via verso l'aeroporto stiamo tornando a casa. Fatto il check-in, abbiamo imbarcato tutti i bagagli, eravamo un pochino oltre al peso. Inizialmente, quello insomma ovviamente calcolato, inizialmente abbiamo trovato al banco check-in un ragazzo che sembrava gentile inizialmente, poi ha iniziato a dire che siccome eravamo un po' oltre al peso consentito dovevamo pagare per un altro bagaglio, e gli abbiamo detto ok, paghiamo per un bagaglio extra, e ci fa no, ma dovete anche spedirlo. E faccio, ma quindi scusa, devo, cioè, spedire una valigia vuota, cosa devo fare? Mi fa sì, valla a comprare giù nel piano inferiore, mi ha detto anche il negozio. E io come? Faccio, scusa, non possiamo pagare direttamente? Mi fa no, devi spedire una valigia vuota. Quindi andiamo giù, compro la valigia, salgo, torno su al banco check-in, lui se n'era già andato, e trovo una ragazza invece gentilissima che tutta stranita mi fa no, veramente una richiesta stranissima, non dovevi assolutamente comprare nulla e non devi neanche pagare nulla perché siete talmente di poco oltre il peso consentito che non vi faccio pagare niente. E poi mi fa, spero che tu possa restituire la valigia e farti rimborsare. Quindi dico ok, grazie mille, torno giù e mi rimborsano la valigia. Quindi non ho capito questo, non abbiamo capito perché ci abbia detto una cosa del genere. Alla fine sono stata rimborsata per la valigia, quindi non mi è cambiato nulla se non quei 15 minuti che abbiamo perso per questa cosa. Adesso ditemi se a qualcuno di voi è mai successo, perché io viaggio con EasyJet da 20 anni, ma non mi è mai successa una cosa del genere. Ho aggiunto tantissime volte, ho comprato bagagli extra, ma non mi è mai successo che mi dicessero compra una valigia vuota e spedisci quella. Quindi, ma siamo riusciti a fare tutto, imbarcato tutto, fatto, passato la security, e adesso siamo qui ad aspettare il nostro volo. Ci siamo, il nostro volo è il secondo, Venezia 16:20, e adesso c'è il boarding. Eccoci arrivati a Trieste, stiamo andando a casa, qua c'è mio papà. Papà, di ciao! Ciao a tutti, un bacione grande! Eccoci qua, che bello rivedere Trieste! Arrivati nell'appartamento in cui staremo per un mesetto e ci siamo subito messi comodi. Io, cioè, veramente sto usando quello che questa maglia di Michael, cioè praticamente ho solo 2 felpe. E in questo momento sono entrambe a lavare, ma prima cosa, arrivati in Italia abbiamo ordinato la pizza. Io ho preso la mia solita, non, per favore non insultatemi napoletani e chi si intende di pizza, ma qui mangiamo la pizza con wurstel e uovo, e a me piace tantissimo, ok, è la mia pizza preferita, ok. E Michael ha preso una, my love, what did you get? Diavola.
But you didn't say diavola before. Diavola. Diavola. E Michael ha preso una diavola. E adesso stiamo settando il computer per guardare qualcosina su Netflix. What was the name of the show we were watching actually? Night Agent. Night Agent stavamo guardando, quindi dobbiamo continuare quello. With my pizza, you can also watch. E quello che faccio con la pizza, ma l'uovo deve essere cotto al punto giusto e questo è perfetto. E poi lo spiaccico in giro sulla pizza. What's that face? Michael è disgustato. My love, this is the best pizza on earth. You have to believe me. I swear to you, this is my favorite. This is exactly how I wanted my egg to be. And it's perfect. That's it, eccola là, questa è la mia pizza preferita, ragazzi. Yummy. Non vi faccio vedere la faccia di Michael, ma non è tanto convinto, vabbè. Ok, mia family, è tardissimo, mi sono addormentata guardando Netflix e adesso mi devo struccare e poi mi lancio veramente nel lettone perché ho un sonno che non vi sto a dire. Praticamente alla fine di ogni vlog io sono tipo morta in questo periodo, ma i traslochi sono difficili ed impegnativi, quindi, ma sono felicissima di essere finalmente tornata in Italia. Adesso mi strucco appunto e vado a nanna, quindi vi saluto qui, vi mando un bacio enorme, il nostro abbraccio finale non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao.